quinta regia di Ben Stiller. Ben Stiller regista, ok, è esploso alla fine degli anni 90 con Tutti pazzi per Mary e poi all'inizio degli anni 2000 con il franchise copiato in Italia bene da Le Peggior, Peggior settimana, Peggior Natale con De Luigi al posto suo, regia di Alessandro Genovesi. Quindi ti presento i miei, ovviamente, di Jay Roach, il regista anche di Austin Powers. Stiller, Ben, immenso, comico, corpo comico del cinema americano degli ultimi 30 anni. Esplode nell'87, scimmiotta Tom Cruise, al quale sarà molto legato per un'altra sua immensa creatura che è Tom Cruise. I don't think we've ever finished each other's sentences. La famosa controfigura di Cruz, protagonista di uno short presentato agli MTV Awards di qualche anno fa, che ancora oggi quando lo rivedo su YouTube mi sento male dalle risate, in cui lui è Tom Cruise ed è la controfigura di Tom Cruise che mal lo sopporta, perché Tom Cruise è proprio un po' cretino, però Tom Cruise, quello vero, gli vuole bene anche se lo porta dietro da anni e gli fa fare la controfigura anche ai tempi di Cocktail e Risky Business, era la controfigura di Tom Cruise. Allora, se rido come uno scemo. Ecco, nell'87 Ben Stiller esplose con un grandissimo corto, Presa in giro del colore dei soldi, dove già scimmiottava Tom Cruise e aveva ben solamente 22 anni all'epoca. Poi la vita è stata quella che è stata, è diventato un comico immenso. Tutti pazzi per Mary, Ti presenti i miei, Romantic Hero, è un comico trombante, assolutamente sì, perché è credibile sessualmente, è il job del libro di Job, assolutamente sì. Ben Stiller è un archetipo di comicità ebraica, lo sappiamo benissimo, soprattutto Ti presenti i miei, no? Sapete, è l'emblema di questo tipo di archetipo comico, cioè Ben Stiller è colui che deve soffrire, cioè noi ridiamo se lui soffre. Infatti vi ricordate i Farrelly, che cosa fanno? Una cosa geniale alla fine di Tutti pazzi per Mary. Lui ha conquistato Cameron Diaz, ma come, si era incastrato le palle all'inizio del film e con quell'apparecchio, quei capelli assurdi e urlava, io mi ricordo l'urlo, la faccia di Stiller che urla, e noi tutti a ridere, perché più Stiller soffre più noi ridiamo, è un meccanismo della commedia. E lui ce la faceva poi contro tutti, contro Matt Dillon, ce la faceva a prendere Mary, ma alla fine del film i Farrelly non dimenticavano mai che lui era Ben Stiller. E quello era Ben Stiller, e poi Ti presenti i miei era l'emblema, Ben Stiller di qua, l'omenà, si faceva male, spaccava il naso perché si schiacciava forte a pallavolo, tutti gli dicevano schiaccia, 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 lui schiacciava e spaccava il naso a una persona, e poi aveva un costumino tutto ridicolo. Insomma, Ben Stiller deve soffrire, Ben Stiller deve essere in imbarazzo, ok? Se Ben Stiller è in imbarazzo, se Ben Stiller è in una situazione di disagio, noi ridiamo. Allora, questo Stiller l'ha fatto benissimo, Fabio De Luigi in Italia, con Genovesi, abbiamo ricordato, lo fa nella stessa identica modo, nella peggior settimana della mia vita, il peggior Natale. E il povero Bisio del Brizzi, che copia Genovesi, lo rifà in Indovina che viene a Natale. Ma Stiller è l'originale e noi vogliamo bene a Ben Stiller e lo stimiamo. Quinto film da regista. Non ha mai diretto un film che ha avuto il successo dei film da lui interpretati, soprattutto Tutti i pazzi per Mary e soprattutto il franchise Ti presento i miei, ma è un regista molto interessante. Giovani carini e disoccupati è un film adorabile. Cable Guy, il rompiscatole, The Cable Guy fu un flop mega galattico, il povero Ben che cercava di essere un po' dark lì. C'è tutta una carriera di Ben Stiller dark che io adoro, che parte con Permanent Midnight, dove fa un grande autore comico per la televisione, eroinomane, è un'interpretazione pazzesca di Ben Stiller in quel film, è un film del 1998, non se lo ricorda nessuno, io quando lo vidi andai fuori di testa, Stiller è pazzesco, ma Stiller è pazzesco anche in Amici e vicini, di Neil LaBute, dove è molto dark, e Greenberg, di Noah Baumbach. E Greenberg, lo stravagante mondo di Greenberg, l'avete visto, no? È molto nevrotico, è arrabbiato, sta sempre a rimproverare lei, quindi è lo Stiller che non ti aspetti. È un immenso attore Ben Stiller, può fare tante cose. A me piace molto anche nei Tenenbaum, come lo usa Wes Anderson nei Tenenbaum. Mi piace tanto quando il sorriso di Stiller quando riconquista l'affetto di Gene Hackman e con tutti i suoi bambini che sono sempre vestiti come lui. È adorabile Ben Stiller in quel film. Benissimo, questo è Ben Stiller ed è un grande Ben Stiller. È un uomo anche di una certa età.
Zoolander è diventato un cult movie, ma fu un flop. Ok? Il Blue Steel, tutti gli chiedono ci fa il Blue Steel, ogni volta che lo incontrano è una maledizione ormai per lui, e fu un flop, ma è diventato un cult movie anche grazie al Blue Steel. Dove nasce il Blue Steel? Il Blue Steel è Bruce Willis. Bruce Willis faceva così. Nei film, tanto che Terry Gilliam è famoso l'aneddoto che quando lo prende per l'esercito di scimmie gli dice: io ti prendo per l'esercito di scimmie, io credo in te come protagonista e sono Terry Gilliam, ma tu il Blue Steel non me lo fai mai. E se voi vedete l'esercito delle 12 scimmie, che è una delle più grandi interpretazioni di Bruce Willis, il Blue Steel, Bruce Willis, lì non lo fa mai. Tropic Thunder andò meno bene di come ci si immaginasse che potesse andare, anche perché lui aveva il fortissimo Robert Downey Jr., aveva il fortissimo Jack Black. Però noi non dimenticheremo mai Tropic Thunder, perché c'è un capolavoro dentro Tropic Thunder. C'è il monologo di Robert Downey Jr. su "vuoi vincere l'Oscar e fai un ritardato mentale? Deve essere un genio". Ecco, quel monologo rimarrà sempre nella storia del cinema, perché è geniale per noi critici cinematografici, è perfetto. Cioè Stiller in quel momento è anche un grande critico cinematografico, perché quando Robert Downey Jr. rimprovera Ben Stiller che ha fatto un portatore di handicap in un film che è stato un flop, come si chiama il film, ve lo ricordate? Simple Jack, dove era proprio scemo, era solo ritardato, Robert Downey Jr. gli ricorda: tu non puoi essere solo ritardato quando fai un ritardato. Ricordati Forrest Gump, ricordati come giocava a ping pong, poi correva anche bene, no? Ricordati Rain Man, ricordati Dustin Hoffman, sapeva a memoria tutti i numeri, no? Era un genio. Infatti Tom Cruise provava a utilizzarlo per andare a sbancare ai casino di Las Vegas. Ricordati Sean Penn, Sean Penn era solo ritardato in Mi chiamo Sam e non ha vinto l'Oscar. Quindi Robert Downey Jr., io mi ricordo quando vidi. Ecco, quelli sono dei pezzi che rimarranno per sempre, quindi in quel pezzo di Robert Downey Jr. di Tropic Thunder verrà sempre ricordato, sempre, perché è geniale, è puro genio, chiamatela satira hollywoodiana, perché è un momento di comicità di satira hollywoodiana. Life is about courage and going into the unknown. Stiller adesso è imbiancato. E Stiller dice: io voglio essere un regista un po' più ambizioso. Allora, prendo il racconto di James Tarber, che aveva già ispirato Sogni Proibiti del 47, una commedia musicale con il grande, immenso, altro attore ebreo come Ben, cioè Danny Kaye, e aveva ispirato Sogni Mostruosamente Proibiti con Paolo Villaggio, anche a noi in Italia. Ebbene, il racconto di James Tarber racconta la storia di Walter Mitty, un uomo che ha sempre la testa tra le nuvole, un po' come il Sam Lowry di Brasile di Terry Gilliam, che prende qualcosa da Mitty. Ha sempre la testa tra le nuvole, vive delle immense avventure solo nella sua testa. Is this the real life? Is this just fantasy? Nella realtà è un impiegato sfigato di Life che sta per passare dal cartaceo al digitale. Walter deve trovare una pellicola. Diciamo il negativo dove c'è la foto dell'ultima copertina di Life. Questo è il suo compito dentro Life. E lui è un piccolo impiegato ripreso da Stiller come Jack Lemmon nell'appartamento di Billy Wilder, meraviglioso, citatissimo nel film, all'inizio sulle inquadrature di Life, ascensore, immensi corridoi, l'incontro con la sua amata, esattamente come Jack Lemmon incontrava sempre Shirley MacLaine in mezzo a tante persone. Rivedetevi l'appartamento di Billy Wilder, che è una pietra miliare della storia del cinema, e Stiller si vede, omaggia l'appartamento, quindi spazi immensi di uffici dove io e lei è difficile che ci troviamo in una situazione insieme. L'ha tutto già stabilizzato e inventato Billy Wilder. Ebbene, Stiller lo rifà lì. Lei chi è? Kristen Wiig. Adesso, Kristen Wiig, io sono innamorato di Kristen Wiig, dalle Amiche della Sposa. Io la volevo al posto di Naomi Watts come principessa Diana. Cioè, le gambe più belle, le gambe lunghe, le metteva un naso finto a Kristen Wiig e faceva una Diana Spencer da paura, perché ci assomiglia pure molto di più di Naomi Watts, che è pietosa come Diana Spencer, lo sapete, povera Naomi Watts. Allora, detto ciò, è lei la sua innamorata. Walter vive nella sua fantasia, fa grandi cose. Picchia il capo che lo umilia, invece nella realtà subisce, e deve inseguire questo grande fotoreporter. Chi è? Sean Penn!
ma Sean Penn dov'è? È in Groenlandia, è in Islanda, va di qua, va di là. Walter che fa? Prende e comincia a viaggiare. Allora, il film è pieno di difetti, non è molto coeso, ma io mi sono emozionato tantissimo, soprattutto quando Walter immagina Kristen Wiig che gli canta Space Oddity del mio amatissimo David Bowie, e c'è questa scena stupenda con Space Oddity, con lei che canta Major Tom, Major Tom. E lui che si sente motivato da questa canzone e salta sopra un elicottero. E poi c'è Stiller, con la sua valigetta grigia, con i suoi capelli grigi, molto mesto nel film. Mi ha ricordato molto l'interpretazione di Peter Sellers in Oltre il giardino di Al Ashby, un altro regista molto amato da Ben Stiller. Ragazzi, Mitty è un film molto profondo, ti lascia una sensazione di serenità. Sono uscito dal film pensando... Che serenità interiore che mi ha dato questo film. Ha ragione Walter, è una brava persona, la sua avventura io l'ho proprio sentita emotivamente e mi sono commosso anche in due o tre momenti. Chiudiamo con la mamma di Walter. Chi poteva essere la mamma di Walter se non Shirley MacLaine? E questo è l'omaggio più bello che Stiller potesse fare all'appartamento di Billy Wilder, dove Shirley MacLaine era buona come il pane, all'epoca era bellissima e Jack Lemmon era innamoratissimo di lei, e qui è una vecchia signora ma piena di energia, piena di spiritualità, infatti fa una magia alla fine del film. E posso dire una cosa, io non amo spesso Sean Penn, ma in questo film Sean Penn è geniale, perché è geniale come Stiller lo immagina. Tu per tutto il film ti aspetti di incontrare Indiana Jones e poi quando becchi Sean Penn alla fine del film è una persona normalissima come tutti noi, che ama molto Walter anche, che è molto affezionata a Walter, che gli fa: Walter, ma che ci fai? Si ritrova in cima a una montagna e Sean Penn sta lì a cercare di inquadrare un giaguaro che non si riprende mai. Gli fa: Walter, ma... E vuole molto bene a Walter Mitty, come noi. Quindi è un film adorabile, la quinta regia di Ben Stiller. Non è andato tanto bene in America, non è andato bene ai Golden Globe, non penso che farà sfracelli agli Oscar, ma è un film che ti rimane nel cuore. I sogni segreti di Walter Mitty, quinta regia di un attore a cui siamo molto affezionati, di un artista di nome Ben Stiller.